Luca Speracchi attacca Mercedes Zenger, con cui è stato circa 3 anni, e ora naufraga all'Isola dei Famosi, e la sua famiglia. Il 35enne personal trainer, ex volto di Uomini e Donne, in questo momento single, ammette che non sente la ragazza da un anno. Ma su di lei e sui suoi parenti, senza mezzi termini, ammette, fanno intrighi, senza di loro sono rinato. Ricordando le gravi accuse mosse contro di lui da Eva Enger. Se Mercedes era fidanzata prima dell'Isola? Io per quanto ne so era fidanzata, però ci tengo a precisare che non la vedo da un anno. Non sono nemmeno più riuscito a mettermi in contatto con lei anche per altre cose. Purtroppo non l'ho più vista e quindi non ho la certezza che fosse davvero fidanzata. Detto ciò, se fosse vero non mi stupirei. Se era davvero innamorata e adesso si è presa di un altro, la cosa non mi stupisce, perché l'ha fatto anche con me. Mi ha lasciato e dopo un mese era in vacanza a Santorini con un altro. Sono contentissimo comunque che lei e sua madre si siano riappacificate. Sono un ragazzo con dei valori e la famiglia viene prima di tutto. I problemi tra madre e figli vanno sempre risolti. Anzi, io ho sempre spinto Mercedes a ritrovare un rapporto con la madre, anche se ad Eva non ero molto simpatico. Vederle in pace però mi ha fatto piacere. Vorrei ricordare però che io ho preso 2 anni di insulti gratuitamente, ho perso tanti lavori ed occasioni, clienti, per una bugia, che adesso è evidente. Anche perché io non vedo Mercedes da un anno e comunque lei in tutto questo tempo non parlava alla madre, senza me in mezzo. Il problema non ero io, come diceva la famiglia di Mercedes. Erano tutte bugie. La sua famiglia mi ha creato tanti problemi. Non c'è stata la massima correttezza nei miei confronti. Purtroppo si sono comportati male con me. Preferisco non fare più parte dei loro intrighi. La violenza sulle donne è gravissima e va condannata e combattuta. Però attenzione a muovere accuse senza sentire tutte le parti. Io ho passato davvero anni terribili, mi hanno insultato migliaia di persone. E ribadisco che ho perso lavori per cose che non ho mai fatto. Questa macchia forse l'avrò per tutta la vita. Non voglio portare rancore, ma che serva da esempio per altri. C'è chi fa gesti estremi in situazioni simili. Detto questo, auguro tutto il meglio alla signora Enger, ho letto del suo incidente. Spero guarisca presto e lo dico con il cuore, così come spero riabbracci presto Mercedes.